facile per i giovani cadere nella dipendenza, cioè per gli adolescenti sei facile questo passaggio, questo soffio, ma soprattutto il fatto che loro non pensino mai al problema dipendenza. Una volta che diventano dipendenti, come lo devono affrontare? E sono tre domande. Esatto, sì. La domanda è quale? La domanda è se è così facile cadere nella dipendenza e una volta caduti come fare per affrontare il problema. Allora, cadere nella dipendenza non è difficile, anzi, soprattutto coloro i quali hanno queste abitudini che oramai si sono consolidate all'interno della popolazione giovanile, rappresentando bene o male il 25,4% dei ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 24 anni, di sesso maschile, e il 7% delle ragazze. Il binge drinking, il bere per ubriacarsi, è uno di quegli indicatori che ci dice come questo tipo di popolazione consuma delle quantità che eccedono 6 bevande alcoliche in un'unica serata. Questo già di per sé è un tratto proprio che connota, in buona sostanza, la predisposizione da parte della persona a trovarsi in una situazione che può essere suggestiva per alcol dipendenza. È chiaro che passare dal consumo dannoso rischioso di alcol, dal binge drinking, che può essere occasionale, episodico, a una modalità invece quotidiana, non è difficile. Molto spesso ci capita di vedere anche davanti alle scuole i ragazzi che prima di entrare o dopo vanno in un bar e bevono, e questo chiaramente ce ne dice lunga sulla esigenza che ha una persona di ricorrere a una sostanza di cui ha bisogno. Perché se lo fai è perché ne hai bisogno, perché ne senti proprio la necessità. Quando si arriva a quel punto, purtroppo, c'è già un problema di alcol dipendenza. E quando ci troviamo in queste circostanze, è chiaro che l'unica cosa che si può fare è rivolgersi ai servizi specialistici. La cosa più importante, piuttosto che arrivare all'alcol dipendenza, bisogna che chiunque abbia consapevolezza che c'è un individuo che beve secondo delle modalità rischiose, invitare quella persona a sottoporsi ad un controllo medico, cioè ad andare dal medico, da chi chiunque possa essere in grado di avere un colloquio con quella persona, perché si può prevenire, intercettando precocemente la persona si può impedire che da un consumo rischioso si passi all'alcol dipendenza. È una cosa che si può fare, che rientra nelle strategie anche di prevenzione di tutte le nazioni a livello internazionale, ed è la strategia che costa di meno ed ha la massima efficacia.